Ciao ragazzi, faccio un piccolo test, diciamo, con questa nuova Midi Key che ho acquistato della Midi Plus AK322 e diciamo da un costo anche, diciamo, non eccessivo. E praticamente due ottave, diciamo, e mezzo. Ma sono rimasto comunque, diciamo, colpito da questa piccola Midi Key, sia per, diciamo, il rapporto qualità-prezzo che ho trovato, diciamo, di buon livello, perché questa praticamente è venuta a fare 41 euro, quanto poi comunque nel suo segmento ho visto che comunque c'è, cioè, il numero di controlli, cioè questa praticamente è la serie nuova, perché prima di questa c'era l'AKM320 che però come controlli aveva solo i controlli del volume e praticamente del pitch della modulazione. Invece con l'AKM322 sono stati inseriti, diciamo, tutta una serie di controlli nuovi, sia quattro controlli rotativi, poi diciamo ci sono delle funzioni che riguardano la velocità, l'arpeggiatore, il cord memory, il trasporto, diciamo, per il sequencer con i tradizionali bottoni, diciamo, del play, del record e dello stop. Poi tutta un'altra serie di parametri, diciamo, sopra la tastiera su cui intervenire. Poi, diciamo, io adesso la sto provando sopra New Linux KX Studio, e nello specifico praticamente la sto provando un po' su Ardour 5.12, dove praticamente ho aperto un poco come programma Zebralette, che è un virtual instrument della UHE, gratuito. Diciamo un ottimo synth. E niente, la provo un po', perché, diciamo, io, diciamo, attraverso il MIDI learner dello strumento ho potuto settare alcuni parametri, come nella modulazione, come l'ADSR, l'attack, il decay, il sustain, il release. E niente, faccio un pochettino così, faccio un po' vedere e ascoltare. Mettiamo praticamente un po' in registrazione a Dur.
una piccola dimostrazione di questa piccola mini day che diciamo credo per il rapporto qualità-prezzo, torna a dire, intorno diciamo a una quarantina di euro. Io principalmente l'ho presa per adoperarla comunque vicino al portatile, così giusto per avere comunque uno strumento per poter inserire un po' le note. Però diciamo adesso la stavo provando sull'iMac 24 e niente, sto cercando di vedere un pochettino con i vari programmi, con i vari plugin un po' come si comporta. Tra l'altro una cosa anche buona, dal sito del produttore, poi dopo è possibile scaricare il MIDI editor, diciamo sia per Windows che per Mac, dove insomma si possono regolare tutta una serie, diciamo, di parametri che ci sono sulla tastiera, che diciamo che originariamente viene a diciamo una mappatura base, e poi tramite invece questo MIDI editor, insomma, tutta una serie di funzioni, insomma, che si possono andare, diciamo, a settare. Quindi, insomma, le prime impressioni mi sembrano comunque abbastanza positive per questo nuovo arrivo. Poi cercherò di fare degli altri video un po' anche con altri programmi. In questo caso stavo usando Ardour, magari proverò ad usare anche un po' qualche altro programma per vedere un po', come sempre, come va questa MIDI Key. Già ho fatto una prova sul GarageBand, sul computer di mio fratello. E niente, cioè per le funzioni basilari va bene, soltanto che il GarageBand non ha poi la possibilità di poter settare e mappare, diciamo, i controlli, e quindi in quel caso occorre sempre praticamente vedere se lo strumento che si utilizza ha la funzione del MIDI Learn, come nel caso diciamo, di Zebra Electric, dove io ho potuto settare tramite questa funzione alcuni parametri sopra la tastiera. Ok, ragazzi, ci sentiamo, ci vediamo alla prossima. Ciao.